I gatti, la gabbianella e l'umano si intrufolarono da una piccola porta laterale che l'umano aprì con l'aiuto di un coltello a serramanico. Poi tirò fuori di tasca una torcia e, guidati dal suo sottile fascio di luce, iniziarono a salire una scala a chiocciola che sembrava interminabile. «Ho paura!» stridette Fortunata. «Ma vuoi volare, vero?» miagolò Zorba. Dal campanile di San Michele si vedeva tutta la città. La pioggia avvolgeva la torre della televisione e al porto le gru sembravano animali in riposo. «Guarda, si vede il bazar di Harry! I nostri amici sono laggiù!» miagolò Zorba. «Ho paura, mamma!» stridette Fortunata. Zorba saltò sulla balaustra che girava attorno al campanile. In basso le auto sembravano insetti dagli occhi brillanti. L'umano prese la gabbiana tra le mani. «No, ho paura! Zorba, Zorba!» stridette Fortunata, beccando le mani dell'umano. «Aspetta, posala sulla balaustra!» miagolò Zorba. «Non avevo intenzione di buttarla giù!» disse l'umano. «Ora volerai, Fortunata. Respira, senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole. E arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia, apri le ali, miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. La pioggia, l'acqua, mi piace, stridette. Ora volerai, miagolò Zorba. Ti voglio bene, sei un gatto molto buono, stridette Fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo, miagolò Zorba. Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti, stridette lei, con già metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Aciaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. Vola, miagolò Zorba allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche e subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo! Zorba, so volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti!» disse sospirando. Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante, miagolò Zorba. Ah sì? E cosa ha capito? Chiese l'umano. Che vola solo chi osa farlo, miagolò Zorba. Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù, lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero, grande e grosso, di gatto buono. Di gatto nobile, di gatto del porto. Non mi sono più guardato in uno specchio e non mi passa neppure per il capo di voler sapere che cosa sia avvenuto della mia faccia e di tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir molto mutato in un modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e dalle risate con cui fui accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d'obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente gli appartenesse. Nessun nome, nessun ricordo oggi del nome di ieri, del nome d'oggi domani. Se il nome è la cosa, se un nome è in noi il concetto di ogni cosa posta fuori di noi, e senza nome non si è il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita. Ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più.
Non è altro che questo, epigrafe funerario, un nome. Conviene ai morti, a chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola, domani libro, vento. Il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. L'ospizio sorge in campagna in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina all'alba perché ora voglio serbare lo spirito così, fresco d'alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il sospiro umido e le abbagli. Quelle nubi d'acqua, là, pese, plumbe e ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara, nella grana d'ombra ancora notturna, quella verde piaga di cielo. E qua questi fili d'erba, teneri d'acqua anch'essi, freschezza viva della prode. E quell'asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino, e a mano pare gli si allontani, cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga appena sulle campagne deserte attonite. E queste carraie, qua, tra le siepi nere e muricce screpolate, che sullo strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno, e l'aria è nuova, e tutto attimo per attimo è com'è, che s'avviva per apparire. Volto subito gli occhi, per non vedere più nulla, fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane, ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo, tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare, c'è pure chi ha ancora questo bisogno e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno perché muoio ogni attimo io e rinasco nuovo e senza ricordi, vivo intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. Capisco, disse pensoloso il vampiro. Poi attraversò lentamente la stanza fino alla finestra. Qui restò a lungo, in piedi, contro la luce fioca di divisa d'aero street e i bagliori intromittenti del traffico. Adesso il ragazzo riusciva a distinguere più chiaramente l'arredamento della stanza. Il tavolo rotondo di quercia, le sedie. E su una parete un lavandino e uno specchio. Posò la cartella e aspettò. Quanto nastro hai con te? Chiese voltandosi il vampiro, così che il ragazzo ora ne poteva scorgere il profilo. Ce n'è abbastanza per la storia di una vita? Certo, se è una bella vita. A volte, quando mi va bene, intervisto anche tre o quattro persone in una notte. Ma deve essere una bella storia, mi pare corretto, no? Molto, rispose il vampiro. Quando è così, desidero raccontarti la storia della mia vita. Lo desidero veramente. Perfetto, disse il ragazzo. Estrasse rapidamente il piccolo registratore dalla cartella e controllò cassetta e batterie. Sono proprio impaziente di sentire che cosa glielo fa credere, perché lei. No, interruppe il vampiro. Non possiamo cominciare così. Sei pronto col tuo apparecchio? Sì. Allora siediti. Io accendo la lampada lassù. Pensavo che i vampiri non amassero la luce, intervenne il ragazzo. Non crede che il buio aumenti l'atmosfera? Poi si fermò. Il vampiro con le spalle alla finestra lo osservava. Il ragazzo non riusciva a decifrare l'espressione del suo viso. C'era qualcosa che lo inquietava in quella figura immobile. Di nuovo provò a dire qualcosa e rinunciò. Si dà un sospiro di sollievo. Quando il vampiro si diresse verso il tavolo, io fermò il cordone della lampada. Di colpo la stanza fu inondata da una cruda luce gialla. Il ragazzo, levando gli occhi sul vampiro, non riuscì a trattenere un moto di stupore. Le sue dita arretrarono danzando sul tavolo fino ad artigliare il bordo. Santo cielo, mormorò poi riprese a fissarlo ammutolito. Il vampiro era perfettamente candido e levigato, come scolpito nell'avorio. Il suo viso appariva esanime, come una statua, a eccezione di quegli occhi verdi, ardenti come fiamme in un teschio, che scrutavano intensamente il ragazzo. Ma poi il vampiro sorrise con un velo di malinconia. E la liscia massa bianca del suo volto
si mosse ridisegnandosi con i tratti infinitamente flessibili ed essenziali di un cartone animato. Vedi? Chiese dolcemente. Il ragazzo rabbrividì, alzando la mano come per ripararsi da una luce violenta. Il suo sguardo scorse lentamente sulla giacca nera impeccabile appena intravista nel bar, sulle lunghe pieghe del mantello, sulla cravatta di seta nera annodata alla gola e sul luccichio del colletto bianco come la carne del vampiro. Si incantò a osservare la folta capigliatura corvina, le onde pettinate all'indietro sulle orecchie e i riccioli che sfioravano appena l'orlo del colletto. Allora, la vuoi ancora l'intervista? Domandò il vampiro. Dal libro di Susanna Tamaro, Vado mi ti porta il cuore. 22 novembre 1992. Questa notte il tempo è cambiato. Da est è sceso il vento in poche ore, ha spazzato via tutte le nubi. Prima di mettermi a scrivere, ho fatto una passeggiata in giardino. La bora soffiava ancora forte, si infilava sotto i vestiti. Book era euforico, voleva giocare, con una pigna in bocca mentre trillava accanto. Con le mie poche forze sono riuscita a lanciargliela soltanto una volta. Ha fatto un volo brevissimo, ma lui era contento lo stesso. Dopo aver controllato le condizioni di salute della tua rosa, sono andata a salutare il noce ed il ciliegio, i miei alberi preferiti. Ti ricordi come mi prendevi in giro quando mi vedevi ferma ad accarezzare i tronchi? Cosa fai? Mi dicevi, non è mica il dorso di un cavallo. Quando poi ti facevo notare che toccare un albero non è per niente diverso da toccare un qualsiasi altro essere vivente, anzi è persino meglio, scrollavi le spalle e te ne andavi via irritata. Perché è meglio? Perché se gratto la testa di Bucca, ad esempio, sento sì qualcosa di caldo, di vibrante, ma in questo qualcosa c'è sempre una sottile agitazione. È l'ora della pappa che è troppo vicina o troppo lontana? È la nostalgia di te? Oppure anche soltanto il ricordo di un brutto sogno. Capisci? Nel cane, come nell'uomo, ci sono troppi pensieri, troppe esigenze. Il raggiungimento della quiete e della felicità non dipende mai da lui soltanto. Nell'albero invece è diverso. Da quando spunta, quando muore, sta fermo, sempre nello stesso posto. Con le sue radici è vicino al cuore della terra più di qualunque altra cosa e con la sua chioma è più vicina al cielo. La linfa scorre al suo interno, dall'alto al basso, dal basso all'alto. Si espande, si ritrae, secondo la luce del giorno. E aspetta la pioggia, aspetta il sole, aspetta una stagione e poi un'altra. E aspetta anche la morte. Nessuna delle cose che gli consentono di vivere dipende dalla sua volontà, esiste e basta. Capisci adesso perché è bello accarezzarli, per la saldezza, per il loro respiro così lungo, pacato, così profondo. Anche se è un po' irriverente, tutte le volte che ho cercato di immaginare una sembianza per l'essere divino, mi è venuta in mente la forma di una grande quercia. Nella casa della mia infanzia ce n'era una, era così grande che ci volevano due persone per abbracciarne il tronco. Già a 4-5 anni mi piaceva andarla a trovare, stavo lì, sentivo l'umidità dell'erba sotto il mio sedere, il vento fresco tra i capelli e sul viso. Respiravo e sapevo che c'era un ordine superiore delle cose, che in quell'ordine ero compresa anche io, come tutto ciò che vedevo. Anche se non conoscevo la musica, mi sentivo cantare dentro. E vorrei proprio vedere chi mai oserebbe paragonare una tale giustizia a quella degli altri popoli, nella quale che io possa morire se riesco a scorgere il benché minimo segno di equità. Che giustizia è infatti questa, che consente di vivere negli agi e nel lusso, nell'ozio e nello svago, ad aristocratici e speculatori, strozzini ed a chiunque altro se ne stia senza fare nulla che possa servire allo Stato, lasciando condurre invece una vita di fame e stenti ad operai, falegnami, cocchieri e contadini, gente costretta a svolgere un lavoro faticoso come quello di un mulo, ininterrotto, ma talmente necessario che se venisse a mancare, la società non potrebbe reggere in un anno. Addirittura preferibile alla loro parrebbe la condizione delle bestie da soma, il cui lavoro non è poi privo di riposo, né il cibo così rivoltante, anzi più congeniale ai loro gusti, e che soprattutto non avvertono l'ansia del futuro. Questi uomini si tormentano invece all'idea che il loro lavoro sia inutile e non remunerato, per non parlare del pensiero assillante di una vecchiaia nell'indigenza.
Ciò che guadagnano ogni giorno è infatti insufficiente ai loro bisogni quotidiani. Figuriamoci quanto è lontano dalla possibilità di accantonarne una parte per la vecchiaia. Non è dunque un arbitrio ed un'ingratitudine che lo Stato sia così prodigo verso i cosiddetti nobili, banchieri, ed altri profittatori o sfaccendati, ed inventori di inutili piaceri, e non mostri nessuna solidarietà per fabbri, carbonai, manovali e carrettieri, senza dei quali non esisterebbe affatto? Non è un'ingratitudine nerissima che dopo aver abusato del loro vigore giovanile, finché erano nel fiore degli anni, li abbandoni, quando le forze vengono meno sotto il peso dell'età e delle malattie, quando ormai hanno bisogno di tutto, ripagandoli delle loro fatiche e dei tanti servigi ricevuti, con una morte miserevole? E per giunta, i ricchi abusano quotidianamente dei poveri, con la prepotenza o addirittura con raggiri legali, depredandoli di quel poco che è loro dovuto, con maneggi tali da far apparire legale per una spaventosa deformazione ciò che in origine era ingiusto, come la pessima ricompensa tributata dalla società ai suoi benemeriti. Analizzando dunque e valutando dentro di me la situazione degli stati esistenti, non riesco a vedere altro, Dio mi perdoni, che una cospirazione dei ricchi, i quali, nel nome e per conto dell'autorità pubblica, non fanno altro che curare i propri interessi privati, studiando ed inventando ogni espediente, ogni artificio possibile per poter salvaguardare innanzitutto ciò che hanno accumulato illecitamente, senza rischio di perderlo, ed in secondo luogo per poter accaparrare al prezzo più basso ciò che i poveri faticosamente producono, tramutandolo in loro profitto. I ricchi si avvalgono dei loro subdoli sistemi nel nome dello Stato, cioè anche nel nome dei poveri, e così diventano legge. Ma quant'è lontana, tuttavia, dal cuore di questi uomini immorali, che avidamente dividono tra loro beni che sarebbero potuti bastare a tutti, la felicità della Repubblica di Utopia. Che fare? Tornare indietro non era tempo. Dare le gambe era lo stesso che dire inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro. Perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: "Ci siamo", e si fermò su due piedi. "Signor curato", disse un di quei due, piantandogli gli occhi in faccia. "Cosa comanda?" rispose subito Don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani come su un leggio. "Lei ha intenzione", proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e racondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia. "Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella." "Cioè", rispose con voce tremolante Don Abbondio, "cioè, lor signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi come se andrebbe a un banco a riscuotere. E noi siamo i servitori del comune. Orbene", gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne, ti comando, "questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai." "Ma signori miei", replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, "ma signori miei,
si degnano di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non mi viene nulla in tasca. Orsù! Interruppe il bravo. Se la cosa avesse decidersi a Charlie, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Geltrude sapesse che andava un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata 8 anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna e riveder la città, la casa, furono sensazioni piene di una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta, con la direzione di quelle confidenti, aveva già prese le sue misure e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. «O mi vorranno forzare», pensava, «io starò dura, sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò. Non si tratta che di non dire un altro sì, e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone, io sarò più buona di loro. Piangerò, pregherò, li muoverò con passione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata». Ma, come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse della supplica, né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, né con carezze né con minacce. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna. Un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua soggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era messa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una grande confidenza, la quale rendeva più sensibile e più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Geltrude. Nessuno le rivolgeva il discorso, e quando essa rischiava timidamente qualche parola che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava o veniva corrisposta con uno sguardo distratto, o sprezzante, o severo, che se, non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione, insisteva e tentava di familiarizzarsi, si implorava un po' d'amore, si sentiva subito toccare, in maniera indiretta ma chiara, quel tasto della scelta dello Stato. E si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistare l'affetto della famiglia. Allora Geltrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutare quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto di scomunicata. E per di più, vi rimaneva con una certa apparenza del torto. Che fosse vero ciò che sostenevano i latini con l'espressione nomen omen, ovvero che nel nome della persona fosse indicato il suo destino, Angelica ne era la prova vivente. Il nome Angelica poteva essere ricondotto sia al latino angelide, messaggero, sia al termine greco angelikos, che significa simile a un angelo. Attribuito per la prima volta alla donzella dell'Orlando innamorato del boiardo e a quella dell'Orlando furioso dell'Ariosto, lei rispecchiava alla perfezione il significato del suo nome. Messaggera d'amore al punto da firmarsi Ancilla Moris, combatteva con le armi della gentilezza e del coraggio. Sua madre, inizialmente per paura, aveva tentato in ogni modo di reprimere questa sua capacità, condizionandola e facendola sentire sempre e costantemente sbagliata, quasi difettosa, un errore della natura.
Con il tempo però aveva compreso che il dono cresceva con lei e che non poteva impedire quello che doveva accadere. La sua bambina era diversa dalle altre, era semplicemente unica, era una bambina speciale. Oltre a sentire il cuore, Angelica aveva trovato nel cioccolato la sua vocazione, l'espressione più pura della sua anima. Fare cioccolatini era un modo d'amare, un delizioso escamotage per esprimere il suo dono. La bottega del cioccolato era una sorta di Wunderkammer, una camera delle meraviglie. I Mirabilia, ovvero ciò che suscita meraviglia, era il nome che aveva dato alle sue creazioni, cioccolatini artigianali d'eccellenza perché fatti con il cuore. Le piaceva far felici le persone e il cioccolato, si sa, rende felici. Con i suoi Mirabilia riusciva a regalare sorrisi e più si sprigionava quest'onda d'amore, più il suo cuore si riempiva di gioia. Diceva: "Non c'è niente di più bello che far felici le persone a cui si vuole bene". Era arrivata in quel paesino dal cuore d'acqua dolce, nello scenario paesaggistico della Bella Addormentata, in un giorno di primavera. Lì aveva trovato la sua casa. Quel luogo era tutto un susseguirsi di monti e valli, pianure, dove la coltivazione dell'olio e del grano risalivano a tempi antichissimi precedenti all'arrivo dei Romani. Una terra fertile e ricca di leggende, la perla d'Abruzzo, di cui non ci si poteva non innamorare. Si raccontava che nei boschi si fosse rifugiata una ninfa di nome Maia, con il figlio Ermete, un gigante ferito in battaglia che morì lì, divenendo quello che tutti conoscevano come il Gran Sasso. Maia si abbandonò al dolore, trasformandosi anche lei in monte e divenendo la Maiella, comunemente chiamata la Bella Addormentata, per la sinuosità del suo profilo. Scanno era un borgo senza tempo che si perdeva fra sentieri che conducevano a tratti di natura incontaminata, ricco di vicoli tortuosi, piccole stradine, chiese e botteghe antiche, come quelle dello Speziale e dell'Orefice. Era un paese uscito dalle fiabe, uno di quelli in cui i bambini preferivano rincorrersi e giocare in piazza, in cui bastava fermarsi, guardare il cielo per sorridere e respirare la leggerezza. Passeggiare per quelle stradine era come fare un viaggio nel tempo e vivere le atmosfere di un luogo fermo al Medioevo, con le casette a graticcio e i vicoli stretti, le torri, i bastioni e le porte. Il centro storico era protetto da mura di cinta. D'inverno, come sotto l'effetto di un incantesimo, il borgo innevato con le sue tradizioni natalizie diveniva magico. Angelica aveva portato con sé poche cose, a parte un bagaglio di ricordi. Un dolore nel cuore che proteggeva con un tenero sorriso. E la sua missione è ben precisa. Mentre l'epidemia va avanti, ormai prossima ai 100.000, io assisto allo sgretolamento del mio calendario. È una sensazione strana di perdita del controllo, non ci sono abituato, ma nemmeno la contrasto. Non c'è uno solo di questi impegni mancati che non possa essere recuperato più in là, oppure perduto e basta, senza rimpianti. Siamo davanti a qualcosa di più grande, che merita la nostra attenzione e il nostro rispetto, che esige tutto il sacrificio e la responsabilità di cui siamo capaci. Molto in questa crisi ha a che fare con il tempo, con il nostro modo di organizzare, di torcere e di subire il tempo. Siamo in balia di una forza microscopica che ha l'arroganza di decidere per noi. Ci ritroviamo compressi e rabbiosi, come imbottigliati nel traffico, ma senza nessuno intorno. In questa stretta invisibile vorremmo tornare alla normalità, sentiamo di averne il diritto. D'un tratto, la normalità è la cosa più sacra che abbiamo. Non le avevamo mai dato questa importanza e se ci riflettiamo attentamente non sappiamo neanche bene che cos'è e ciò che rivolgiamo indietro. Però la normalità è sospesa e nessuno può prevedere per quanto. Ora è il tempo dell'anomalia. Dobbiamo imparare a viverci dentro, trovare delle ragioni per accoglierla che non siano soltanto la paura di morire. Forse è vero che i virus non hanno un'intelligenza, ma in questo sono più abili di noi, sanno mutare in fretta, adattarsi. Ci conviene imparare da loro. Lo stallo in cui siamo avrà delle conseguenze smisurate: lavori persi, serrande giù, ingorghi in ogni settore, ognuno è già alle prese con le sue. La nostra civiltà può permettersi tutto, fuorché di rallentare. Ma quello che accadrà dopo è un pensiero troppo complesso per me, non riesco ad afferrarlo, mi arrendo. Assumerò le novità quando verranno, una alla volta. Nel Salmo 90 c'è un'invocazione che mi torna spesso in mente in queste ore. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Forse mi viene in mente perché nell'epidemia non facciamo altro che contare. Contiamo gli infetti e i guariti, contiamo i morti, contiamo i ricoveri e le mattine di scuola saltate. Contiamo i miliardi bruciati dalle borse, le mascherine vendute e le ore che mancano al risultato del tampone. Contiamo i chilometri dal focolaio e le camere disdette negli hotel. Contiamo i nostri legami, le nostre rinunce. E contiamo e ricontiamo i giorni, soprattutto quelli, i giorni che ci separano da quando l'emergenza sarà passata. Ho però l'impressione che il Salmo voglia suggerirci un computo diverso. Insegnaci a contare i nostri giorni per dare un valore ai nostri giorni, a tutti, anche questi che ci sembrano solo un intervallo penoso. Possiamo dirci che la Covid-19 è un incidente isolato, una disgrazia o un flagello, gridare che la colpa è tutta loro. Siamo liberi di farlo. Oppure possiamo sforzarci di attribuire un senso al contagio, fare un uso migliore di questo tempo. Impiegarlo per pensare ciò che la normalità ci impedisce di pensare, come siamo arrivati qui, come vorremmo riprendere. Contare i giorni, acquistare un cuore saggio, non permettere che tutta questa sofferenza trascorra invano. 21 dicembre. Appena l'ho visto in fondo al baule, mi è tornata in mente l'ultima volta che siamo stati bene insieme. Quando era? Un anno fa? Forse un po' più di un anno fa. Nel primo pomeriggio eri venuta senza bussare nella mia stanza. Io stavo riposando, distesa sul letto, con le mani raccolte sul petto. E tu, vedendomi, eri scoppiata a piangere, senza alcun ritegno. I tuoi singhiozzi mi hanno svegliata. Cosa c'è? Ti ho chiesto mettendomi a sedere. Cos'è successo? C'è che presto morirai! Mi hai risposto piangendo ancora più forte. Oddio, tanto presto? Spero di no! Ti ho risposto ridendo. E poi ho aggiunto, sai cosa? Ti insegno qualcosa che io so fare e tu no. Così, quando non ci sarò più, la farai e ti ricorderai di me. Mi sono alzata e mi hai buttato le braccia al collo. Allora ti ho detto per sciogliere la commozione che stava prendendo anche me. Cosa vuoi che ti insegni a fare? Asciugandoti le lacrime ci hai pensato un po' su e poi hai detto una torta. Così siamo andati in cucina e abbiamo iniziato una lunga battaglia. Prima di tutto non volevi infilarti il grembiule, dicevi. Se me lo metto poi dovrò mettere anche i bigodini e le ciabatte, che orrore! Poi, davanti alle chiare, da montare a neve, accusavi male a un polso, ti arrabbiavi perché il burro non si amalgamava ai tuorli, perché il forno non era mai abbastanza caldo. Nel leccare il mestolo con cui avevo sciolto la cioccolata, il naso mi si è tinto di marrone. Vedendomi, sei scoppiata a ridere. Alla tua età, dicevi, non ti vergogni, hai il naso marrone come quello di un cane. Per fare quel semplice dolce abbiamo impiegato un pomeriggio intero, riducendo la cucina in uno stato pietoso. All'improvviso tra noi era nata una grande leggerezza, un'allegria fondata sulla complicità. Soltanto quando la torta è entrata finalmente nel forno, quando l'hai vista scurirsi piano piano oltre il vetro, tutto a un tratto ti sei ricordata perché l'avevamo fatta e hai ricominciato a piangere. Davanti al forno cercavo di consolarti. Non piangere, ti dicevo, è vero che me ne andrò prima di te, ma quando non ci sarò più, ci sarò ancora. Vivrò nella tua memoria con i tuoi ricordi. Vedrai gli alberi, l'orto, il giardino, e ti verranno in mente tutti i momenti felici che abbiamo passato insieme. La stessa cosa ti succederà se ti siederai sulla mia poltrona, se farai la torta che oggi ti ho insegnato a fare e mi vedrai davanti a te con il naso color marrone. Dall'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone. Il passaggio in cui Celestino V sta per fare il gran rifiuto. Ed è nel suo palazzo e sotto, fuori dalle finestre, c'è la folla che lo implora di non lasciare, perché nel frattempo già, diciamo, la notizia si era sparsa tra la popolazione.
e Celestino V parla a due chierici. Amo il popolo, ma non d'un amore cieco. Anch'io vengo dal popolo e lo conosco bene. Esso può essere facilmente ingannato, eccitato, illuso. Vi siete chiesti chi abbia informato quella folla della mia decisione? In quali termini? Chi ha dato ordine di deviare la processione di Santa Lucia dal suo corso tradizionale e di portarla sotto le mie finestre? No, non è vero che la voce del popolo sia sempre la voce di Dio. Non dimenticate che fu il popolo a chiedere la liberazione di Barabba e la crocifissione di Cristo. Che ne può sapere il popolo del terribile esame di coscienza che ho dovuto affrontare nei giorni scorsi? Bisogna amare il popolo, ma nessuno schiamazzo di folla deve mai prevalere sulla voce della coscienza. Certo, figli miei, mi dispiace di andare lontano da voi e di non vedervi più. Un primo chierico risponde: portateci con voi. Un altro: non ci abbandonate, permetteteci di seguirvi. Risponde Celestino V: seguirmi? Dove? Il poco tempo che mi resta, figli miei, vorrei passarlo in pace, in qualche grotta della Maiella, lontano dagli intrighi, dalla rivalità, dalle invidie, dalle cupidigie. La pace, non desidero altro. Frangelo risponde: Santo Padre, mi occuperò io di questi due nostri giovani amici. Il Papa assentisce, e poiché lo schiamazzo della folla non accenna a diminuire, egli fa cenno a Fra Bartolomeo di chiudere le imposte del balcone e di tirare le tende. Cessano i rumori esterni, e poiché per un istante si fa quasi buio, Frangelo e Fra Ludovico accendono i ceri di vari candelieri. Nella penombra da cripta si svolge l'atto della vestizione pontificale, che procederà alla svelta. Il Papa è assistito da Fra Bartolomeo e Fra Angelo, che gli porgono l'anello, il manto porporino, la stola e la mitra. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Alquanto a dir qual era e cosa dura esta selva, selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vo scorte. Io non so ben ridir come io v'entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte ch'io passai con tanta pietà. E come que con lena affannata uscito fuori dal pelago e alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio ch'ancor fuggiva si volse arretro a rimirar lo passo, che non lasciò già mai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi una via per la piaggia diserta, sì che il pie fermò sempre era il più basso. Ed ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che in pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera del principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle, c'eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì, can bene sperar
mera cagione di quella fera e la gatta pelle. Questi parea che contra me avvenisse con la testa alta e con rabbiosa feme, si era parea che l'area ne temesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava cerca nella sua magrazza. Forse, 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 gli disse quella parola entro la bocca, sotto la lingua, gliela disse entro la gola, alla sommità del cuore, che egli le aveva preso con le dita il mento e con le labbra il fiato, il più profondo fiato, quello che sanno le vene, i sogni, i pensieri. Allora furono due creature che, allucinate e riarse per un deserto di mobili dune, giungono, col medesimo anelito, alla cisterna occulta e insieme vi discendono, vi si precipitano, si protendono verso l'acqua che non vedono, nell'angustia si urtano, si dibattono, e ciascuna vuol bere prima e di più. E sente dietro le sue labbra molli crescere la rabbia mordace, e l'ombra e l'acqua e il sangue sono al suo delirio un solo sapore notturno. Egli beve il primo sorso, che un succo di vino riempì d'un tratto sino ai margini il calice nudo, e per non perderne una stilla, egli, reggendo con le dita il mento, posa l'altra mano dietro la nuca, di sotto alle ali, e tenne il bel capo come si tiene un vaso senza anse. E teneva forte, serrava troppo forte, ispirando l'istinto alla sua bramosia l'atto di spremere, il primissimo gesto insorto dalla cecità del nato d'uomo che gli sembrava di nutrire per la prima volta la sua più profonda innocenza. Ella si voltò di dolcezza, si fece tutta vauca e lieve, come se un'aria calda circolasse nella concavità delle sue ossa, prive della midolla insensibile, e un gemito sommesso, quasi un'implorazione senza suono, accompagnava quel miracolo. Ma quando si sentì distrutta sino al fondo, volle rinascere e scosse un poco il capo per allentare la presa, e liberò dalle labbra le labbra e le riattaccò sovrapposte per aver quel che aveva donato. E la vicenda si fece cruda come una lotta di feritori che l'una e l'altro cercavano giungere qualcosa d'ancor più vivo e segreto, i precordii, gli spiriti balzani dell'intima vita. Ed entrambi sentivano la durezza dei denti nelle gengive che sanguinavano, e arrossato da una sola piccola goccia era tutto il fiume carnale che fluiva sul mondo. Un lento fiume si partiva da loro, generato da quella congiunzione, da quell'immensità di gioia che si avevano contenuta sino a quel punto inconsapevoli. Inondava la reggia, passava per le innumerevoli soglie, ov'era passata la loro angoscia, traeva seco tutti i resti della bellezza, sboccava nei giardini che si avevano contemplato e in quelli che erano rimasti invisibili, traversava la palude, solcava la pianura e perdeva senza foce nell'estate senza confine. E il gemito sommesso, debole come il fiotto d'un bambino infermo, accompagnava il miracolo che, pur mordendo, la donna non cessò da quell'implorazione quasi senza suono, onde la voluttà pareva soffusa di dolore e velato di pietà il combattimento. Non più! Ancora! Ancora! Non più! 1984 di George Orwell. Capisco come, ma non capisco perché. Si chiese, come aveva fatto parecchie volte in passato, se per caso non fosse pazzo. Forse, a ben pensarci, un pazzo non era che una minoranza formata da una sola persona. Un tempo era segno di follia credere che la Terra girasse intorno al Sole. Oggi lo era ritenere che il passato fosse immutabile. Poteva darsi che lui fosse solo ad avere una simile convinzione, ed essendo il solo, doveva per forza di cose essere pazzo. Tuttavia, non lo disturbava granché il pensiero di essere pazzo. Più orribile ancora era la possibilità che non lo fosse. Prese il libro di storia per bambini e guardò il ritratto del Grande Fratello, che campeggiava sul frontespizio,
I suoi occhi lo fissarono, ipnotici. Era come se qualche forza immensa vi schiacciasse, qualcosa che vi penetrava nel cranio e vi martellava il cervello, inculcandovi la paura di avere opinioni personali e quasi persuadendovi a negare l'evidenza di quanto vi trasmettevano i sensi. Un bel giorno il partito avrebbe proclamato che 2 più 2 fa 5 e voi avreste dovuto crederci. Era inevitabile che prima o poi succedesse, era nella logica stessa delle premesse su cui si basava il partito. La visione del mondo che lo informava negava tacitamente non solo la validità dell'esperienza, ma l'esistenza stessa della realtà esterna. Il senso comune costituiva l'eresia delle eresie. Ma la cosa terribile non era tanto il fatto che vi avrebbero uccisi se l'aveste pensata diversamente, ma che potevano aver ragione loro. In fin dei conti, come facciamo a sapere che 2 più 2 fa 4? O che la forza di gravità esiste davvero, o che il passato è immutabile? Che cosa succede se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo? Ma no, dentro di lui il coraggio parve riprendere spontaneamente vigore. Nella sua mente si era insinuato, non richiamato da alcuna particolare associazione, il volto di Obrien. Era sicuro, più di prima, che Obrien fosse dalla sua parte. Stava scrivendo il diario per Obrien. Anzi, era a lui che si rivolgeva, era come una lettera senza fine, che nessuno avrebbe mai letto, ma che era indirizzata a una persona specifica dalla quale prendeva e contenuti e stile. Il partito vi diceva che non dovevate credere né ai vostri occhi né alle vostre orecchie. Era questa l'ingiunzione essenziale e definitiva. Voi siete un romantico irrimediabile, disse Faber. Sarebbe una cosa buffa se non fosse tragica. Non sono i libri che vi mancano, ma alcune delle cose che un tempo erano nei libri. Le stesse cose potrebbero essere diffuse e proiettate da radio e televisori, ma ciò non avviene. No, no, non sono affatto i libri le cose che andate cercando. Prendetele dove ancora potete trovarle, in vecchi dischi, in vecchi film e nei vecchi amici. Cercatele nella natura e cercatele soprattutto in voi stesso. I libri erano soltanto una specie di veicolo, di ricettacolo, in cui riponevamo tutte le cose che temevamo di poter dimenticare. Non c'è nulla di magico nei libri. La magia sta solo in ciò che essi dicono, nel modo in cui hanno cucito le pezze dell'universo per mettere insieme così un mantello di cui rivestirci. Tre cose ci mancano. Numero uno. Sapete perché libri come questo siano tanto importanti? Perché hanno sostanza. Che cosa significa in questo caso sostanza? Per me significa struttura, tessuto connettivo. Questo libro ha pori, ha caratteristiche sue proprie. È un libro che si potrebbe osservare al microscopio. Trovereste che c'è della vita sotto il vetrino. Una vita che scorre come una fiumana in infinita profusione. Maggior numero di pori, maggior numero di particolarità della vita per centimetro quadrato avrete su un foglio di carta, e più sarete letterario. Questa è la mia definizione, ad ogni modo. Scoprire le particolarità, particolarità nuove. I buoni scrittori toccano spesso la vita. I mediocri la sfiorano con una mano fuggevole. I cattivi scrittori la sforzano e l'abbandonano. Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della vita. La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di cera, facce senza pori, senza peli, inespressive. Viviamo in un tempo in cui i fiori tentano di vivere sui fiori, invece di nutrirsi di buona pioggia e di fertile limonero. Conoscete la leggenda di Ercole Anteo, il lottatore gigantesco, dalla forza incredibile finché fosse rimasto coi piedi sulla terra? Ma quando Anteo fu tenuto da Ercole sospeso nel vuoto senza radici, egli perì facilmente.
Se in questa leggenda non c'è un insegnamento per noi di questi tempi, allora vuol dire che sono del tutto pazzo. E la seconda? Agio, tempo libero. Oh, ma noi abbiamo molte ore libere ogni giorno. Ore libere dal lavoro, sì, ma tempo di pensare? Mia moglie dice che i libri non sono reali. E Dio sia lodato per questo! Li si può almeno chiudere! Dire aspetta un momento! Potete farne ciò che volete. Ma dove andremo a finire? I libri potranno esserci d'aiuto. Soltanto se potremo avere la terza cosa che ci manca. Il diritto di agire in base a ciò che apprendiamo dall'influenza che le prime due possono esercitare su di noi. E non credo che un vecchio decrepito e un milite incendiario in rivolta possano far molto al punto in cui siamo. Zorba fece capolino. Erano davanti a un edificio alto. Sollevò gli occhi e riconobbe il campanile di San Michele illuminato da vari riflettori. I fasci di luce colpivano in pieno la sua struttura slanciata, rivestite di lastre di rame che il tempo, la pioggia e i venti avevano coperto di una patina verde. Fecero un giro e si intrufolarono da una piccola porta laterale che l'umano aprì con l'aiuto di un coltello serramanico. Poi tirò fuori di tasca una torcia e, guidati dal suo sottile fascio di luce, iniziarono a salire una scala chiocciola che sembrava interminabile. «Ho paura!» stridette Fortunata. «Ma vuoi volare, vero?» miagolò Zorba. Dal campanile di San Michele si vedeva tutta la città. La pioggia avvolgeva la torre della televisione. Al porto le gru sembravano animali in riposo. «Ho paura! Mamma!» stridette Fortunata. Zorba saltò sulla balaustra che girava attorno al campanile. In basso le auto sembravano insetti dagli occhi brillanti. L'umano prese la gabbiana tra le mani. «No! Ho paura! Zorba! Zorba!» stridette Fortunata beccando le mani dell'umano. «Aspetta, posala sulla balaustra», miagolò Zorba. «Non avevo intenzione di buttarla giù», disse l'umano. «Ora volerai, Fortunata, respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali», miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori le inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. «La pioggia, l'acqua, mi piace», stridette. «Ora volerai», miagolò Zorba. «Ti voglio bene, sei un gatto molto buono», stridette Fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. «Ora volerai. Il cielo sarà tutto tuo», miagolò Zorba. «Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti», stridette lei già con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Aggiaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. «Vola!» miagolò Zorba allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista, e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche e subito dopo tornava indietro, planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo, Zorba, so volare!» strideva euforica dal basso cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti», disse sospirando. «Eh sì, sull'orlo del baratro ho capito la cosa più importante», miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo», miagolò Zorba. «Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù», lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto. Promessi sposi, ultime battute del capitolo 31.
In principio, dunque, non peste. Assolutamente no. Per nessun conto. Proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali. L'idea s'ammette per esibieco in un aggettivo. Poi, non vera peste. Vale a dire, peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa la quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio e senza contrasto. Ma già ci si è attaccata un'altra idea. L'idea del beneficio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle di una tal sorte e di una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possono attaccare accessori di un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Ora volerai, fortunata. Respira. Senti la pioggia e acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia, apri le ali, miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali, i riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle e le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. La pioggia, l'acqua, mi piace, stridette. Ora volerai, miagolò Zorba. Ti voglio bene, sei un gatto molto buono, stridette Fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo, miagolò Zorba. Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti, stridette lei già con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Attaca, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. Vola! Miagolò Zorba allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche e subito dopo tornava indietro planando e girando più volte attorno al campanile della chiesa. Volo! Zorba! So volare! Strideva, euforica dal vasto cielo grigio. L'umano carezzò il dorso del gatto. Bene, gatto, ci siamo riusciti, disse sospirando. Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante, miagolò Zorba. Ah sì? E cosa ha capito? Chiese l'umano. Che vola, solo chi osa farlo, miagolò Zorba. Padre Herl, io... Padre Herl? Padre Herl!
Earl, sei sveglio? Domanda legittima, visto che padre Earl, complici il buio del confessionale e il silenzio della chiesa, si appisolava spesso. La circostanza, però, era duramente contestata dal diretto interessato, che preferiva alternativamente parlare di estasi, di contemplazione o a volte di raccoglimento. Generalmente, in questi casi, si era costretti a bussare con forza sulla grata del confessionale, facendo rinvenire padre Earl, che rispondeva sempre con tono scontroso. Sveglio e vigile, ovviamente. Chi è? Vimpil. Vimpil, che ci fai ancora qui? Domanda anche questa più che legittima, visto che al piccolo Vimpil quella storia della confessione gli stava prendendo decisamente la mano. Mi devo confessare. Ma sei già venuto stamattina? Lo so, ma ho peccato di nuovo. Ma non è che devi correre qui ogni volta che fai un peccato. Ah no? No! E perché? Se c'era un'altra cosa che faceva imbestialire padre Earl, era dover dare spiegazioni. Lui era uno da «perché sì? Perché lo dico io?» o da «perché così e basta?» Vimpil, invece, con tutte le sue domande, lo costringeva a tenere costantemente in allenamento la sua pazienza, facendogli fare ampi respiri prima di parlare. «Perché se no ci vorrebbero più preti che cristiani, Vimpil!» «Perché?» «Perché peccare, insomma, è normale!» «Come sarebbe a dire?» «Nel senso che non va fatto, ma che è normale che si faccia!» «Altrimenti io che ci starei a fare?» «E allora quando uno fa peccato, che deve fare?» «Confessarsi!» «Ma appunto!» Se c'era un'altra cosa che faceva imbestialire padre Earl, anche più del dover dare spiegazioni, era la logica stringente di Vimpil. «Ma non ogni volta, Vimpil!» «Con moderazione!» «Cioè?» «Facciamo così. Quando fai peccato, te lo appunti da qualche parte, poi vieni e mi dici tutti i peccati insieme. Che so, una volta alla settimana!» «Una volta alla settimana?» «Sì, una volta alla settimana!» Vimpil si guardò le punte delle scarpe pensieroso. Poi, dopo aver valutato a fondo la proposta di padre Earl, scosse il capo. «Mi dispiace, non posso accettare.» «Come hai detto, scusa?» «Ho detto che non posso accettare. È troppo pericoloso.» «Perché?» «E se i cavalieri dell'Apocalisse venissero prima?» Padre Earl sbuffò fuori tutta l'aria che aveva nei polmoni. Ancora una volta, si pentì amaramente di aver calcato così tanto la mano con l'Apocalisse di Giovanni. Non era stata una grande idea quella di accompagnare il racconto dell'arrivo dei cavalieri con tanto di grida, fumo e voce camuffata. Si era calato troppo nella parte e Vimpil ne era rimasto così impressionato che ormai si confessava dalle 3 alle 6 volte al giorno per farsi trovare lindo e puro al loro arrivo. «Ti ho già detto che per il momento non arrivano!» «E a me chi me l'assicura?» «Ma insomma avrò le mie fonti, no? Sono pur sempre un prete!» Per un momento Vimpil si rasserenò, non trovando nulla da obiettare. Poi però ci rimuginò su. «Padre Earl, dimmi, ogni quanti peccati ci si può confessare?» «Ma non lo so, ma che domande sono?» «Facciamo 5?» «Tu farnetichi!» «Ma una settimana è lunga, potrei accumulare troppi peccati.» «Facciamo che li conto, così non rischio, nel caso in cui la tua fonte, sai com'è, fosse poco informata.» «Ma guardati il corpo. Hai 2 zampe, mentre i gatti ne hanno 4. Hai 2 piume, mentre i gatti hanno il pelo. E la coda è? Dove hai la coda? Tu sei matta, come quel gatto che passa la vita a leggere e a miagolare. Terribile, terribile, stupido uccellaccio. E vuoi sapere perché ti viziano i tuoi amici? Perché aspettano che tu ingrassi per fare un bel banchetto. Ti divoreranno con le piume e tutto», strillò lo scimpanzé. Quella sera i gatti si stupirono che la gabbianella non venisse a mangiare il suo piatto preferito, i calamari, che segretario trafugava nella cucina del ristorante. Molto preoccupati la cercarono e fu Zorba a trovarla, triste e avvilita, fra gli animali imbalsamati. «Non hai fame, fortunata? Ci sono i calamari», spiegò Zorba. La gabbianella non aprì becco. «Ti senti male?» insisté preoccupato Zorba. «Sei malata? Vuoi che mangi per farmi ingrassare?» domandò lei senza guardarlo. «Perché tu cresca sana e forte», rispose Zorba. «E quando sarò grassa, inviterai i topi a mangiarmi?» stridette con i lucciconi agli occhi. «Da dove tiri fuori queste sciocchezze?» miagolò deciso Zorba. Lì lì per scoppiare a piangere, Fortunata gli riferì tutto quello che Mattia le aveva strillato. Zorba le leccò le lacrime e all'improvviso si sentì miagolare come non aveva mai fatto prima.
Sei una gabbiana, su questo lo scimpanzé ha ragione, ma solo su questo. Ti vogliamo tutti bene, Fortunata, e ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto, senza alcuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana, sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio. Abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile accettare amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare. Quando ci riuscirai, Fortunata, ti assicuro che sarai felice e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi. Volare mi fa paura, stridette Fortunata alzandosi. Quando succederà, io sarò accanto a te, miagolò Zorba leccandole la testa. L'ho promesso a tua madre. La gabbianella e il gatto, nero, grande e grosso, iniziarono a camminare. Lui le leccava teneramente la testa e lei gli copriva il dorso con una delle sue ali tese. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. «Mi guardi il naso?» domandai tutto a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi si era accostato per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. «No, perché?» mi disse quello, e io sorridendo nervosamente. «Mi pende verso destra, non vedi?» E glielo imposi a una ferma e attenta osservazione, come quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. L'amico mi guardò in prima un po' stordito. Poi, certo sospettando che avessi così all'improvviso e fuori di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso perché non stimavo degno né d'attenzione né di risposta l'affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo acchiappai per un braccio e... «No, sai», gli dissi, «sono disposto a trattare con te codesto affare, ma in questo momento tu devi scusarmi. Pensi al tuo naso? Non m'ero mai accorto che mi pendesse verso destra. Me ne ha fatto accorgere questa mattina mia moglie». «Ah, davvero?» mi domandò allora l'amico, e gli occhi gli risero d'una incredulità che era anche derisione. Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un misto d'avvilimento, di stizza e di maraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n'era accorto, e chissà quant'altri con lui, e io non lo sapevo, e non sapendolo credevo d'essere per tutti un moscarda col naso dritto, mentre ero invece per tutti un moscarda col naso storto. E chissà quante volte m'era avvenuto di parlare senza alcun sospetto del naso difettoso di Tizio e di Caio, e quante volte perciò non avevo fatto ridere di me e pensare, ma guarda un po' questo povero uomo che parla dei difetti del naso altrui. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a mettere radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato d'essere. Per il momento pensai al corpo soltanto e siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti con quell'aria di incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli, dal canto suo, sapesse d'aver nel mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto uguali. Una più rilevata di qua, una più scempia di là. «Io, ma che?» esclamò l'amico. «C'ho la fossetta, lo so, ma non come tu dici. Entriamola da quel barbiere e vedrai», gli proposi subito. Quando l'amico, entrato dal barbiere, s'accorse con maraviglia del difetto e riconobbe che era vero, non volle mostrarne stizza. Disse che, in fin dei conti, era una piccolezza. Eh sì, senza dubbio una piccolezza. Vidi però, seguendolo da lontano, che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega e poi una seconda volta più là davanti a un'altra e più là ancora e più a lungo una terza volta allo specchio di uno sporto per osservarsi il mento. E son sicuro che appena rincasato sarà corso all'armadio per far con più agio a quell'altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo.
che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio, stavvi minos orribilmente e ringhia. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor degli peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cingesi con la coda tante più volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono, odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. Il duca mio a lui perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, o son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendoli molesta, quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento eran dannato i peccator carnali, che la ragion sommettono il talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spirti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come il gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidio venir traendo guai ombre portate della detta briga, per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge, per torre il biasimo in che era condotta, e l'esse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede a cenar di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vidi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia che abbi il mio dottor udito nomar le donne antiche, i cavalieri, pietà mi giunse e quasi fu smarrito. Le mie guance erano diventate pallide per lo studio e il mio fisico emaciato per la reclusione. A volte, giunto sull'orlo della certezza, fallivo. Eppure mi aggrappava ancora alla speranza che il giorno dopo, l'ora dopo, avrebbero potuto realizzare. E puoi immaginare gli orrori del mio lavoro segreto, mentre sguazzavo fra la profanata umidità delle tombe o torturavo gli animali ancora vivi per animare corpi senza vita. In una camera solitaria, o piuttosto in una cella, all'ultimo piano della casa e separata dagli altri appartamenti da un corridoio e da una scala, tenevo il mio laboratorio di creazioni ripugnanti. I miei pulpi oculari mi schizzavano fuori dalle orbite per seguire i dettagli della mia impresa. La camera di anatomia e il mattatoio mi fornivano la maggior parte dei materiali. Spesso la mia natura umana si ritraeva con disprezzo dalla mia occupazione, mentre spinto ancora dall'impazienza che aumentava sempre più, portavo il mio lavoro verso la conclusione. Passarono i mesi estivi, mentre io ero impegnato anima e corpo in un solo obiettivo. Fu una stagione splendida. Mai campi diedero un raccolto tanto abbondante e le vigne una vendemmia tanto rigogliosa.
ma i miei occhi però erano insensibili al fascino della natura. Fu in una lugubre notte di novembre che vidi la realizzazione delle mie fatiche. Con un'ansietà che rasentava quasi l'angoscia, raccolsi gli strumenti della vita attorno a me, così da poter infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già luna di notte. La pioggia picchiettava lugubre contro i vetri e la mia candela era quasi consumata del tutto quando, alla debole luce semi-estinta, vidi l'occhio giallo fermo della creatura aprirsi. Respirava a fatica, un moto convulso agitava le sue membra. Come posso descrivere le mie emozioni di fronte a questa catastrofe? Come descrivere lo sventurato che con infinite sofferenze e attenzione ero riuscito a creare? Le sue membra erano proporzionate ed io avevo selezionato i suoi bellissimi lineamenti. Buon Dio! La sua pelle gialla copriva a malapena il lavoro dei muscoli e delle arterie sottostanti. I capelli erano fluenti, neri, lucenti. I denti erano bianchi come perle. Ma questa rigogliosità formava solo un contrasto ancora più terribile con i suoi occhi timidi, che sembravano quasi dello stesso colore smorto delle orbite bianche in cui erano inseriti. La sua pelle era raggrinzita e le labbra erano nere e diritte. Avevo lavorato duro per circa 2 anni, con il solo scopo di infondere vita in un corpo inanimato. Questo avevo sacrificato riposo e salute. Lo avevo desiderato con un ardore che superava di molto la moderazione. Ma terminata l'opera, la bellezza del sogno svanì e l'orrore, un disgusto tale da togliere il fiato, riempì il mio cuore. «Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. «Niente», le risposi, «mi guardo qua». Dentro il naso, in questa narice, premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse, credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie placidamente, ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre fino allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona, per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi, invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto, perciò, mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me, in quella mia stizza, ed aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d'essere in tutto, senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così, che altro? E altro, altro... Le mie sopracciglia parevano sugli occhi 2 accenti circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora? Eh sì, ancora. Nelle mani il dito mignolo, e nelle gambe, no, storte, no. E la destra, un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio. Un pochino. Dopo un attento esame, dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la meraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie, per consolarmi, mi esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi... Tutto sommato, rimaneva un bell'uomo,
Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo grazie e sicuro di non aver motivo né da addolorarmi né da avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello. E con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe. E dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Luis Sepúlveda, Il mondo alla fine del mondo. All'imbrunire di martedì 21 giugno, un apparecchio della linea aerea nazionale mi lasciò a Puerto Montt. Avevo addosso la stanchezza di più di 30 ore di volo, Amburgo, Londra, New York, Bogotà, Quito, Lima, Santiago. Durante il volo avevo pensato a lungo al mio ritorno in Cile, a quel viaggio che avevo sempre rimandato, trattenuto dal timore di trovare un paese che tradisse quello che avevo nella memoria. Il bel paese nobile e buono del primo amore, il territorio indimenticabile dell'infanzia. Sono uno dei tanti che conobbero il carcere e fuggirono dall'orrore per raccogliere forze nella terra di nessuno dell'esilio. Ma il mondo ci salutò con lo schiaffo di una realtà sconosciuta. La barbarie dei nostri militari non era diversa da altre barbarie in uniforme, e lentamente scoprimmo che i nostri piccoli sogni erano egoistici. Ci eravamo autoconvinti della nostra capacità di sconfiggere i nemici della giustizia, chiamandoli a combattere su un terreno che credevamo di dominare, ma in fondo, per comodità, lasciavamo che continuassero a fissare loro le regole del gioco. Dopo un lungo e doloroso periodo di sofferenza, esilio, diventato una specie di borsa di studio, ci permise di capire che la lotta contro i nemici dell'umanità si combatte in tutto il mondo, che non richiede né eroi né messia, e che inizia dalla difesa del più fondamentale dei diritti, il diritto alla vita. Santiago del Cile. Ero felice ad Amburgo, ma continuavo a pensare a un ritorno a Santiago. Ricordavo quella città come si fa con una fidanzata, e temevo di trovarla trasformata in una vecchietta rimbambita che rifiuta il passare degli anni. Non ebbi il tempo di vedere in che stato era, perché il biglietto prenotato da Jorge Nielsen mi lasciò appena mezz'ora di sosta prima di riprendere il volo verso sud. Scorsi solo la sua cordigliera stanca, quei simboli d'inverno che canta Silvio Rodriguez e il velo di smog che la copre come una vedova. Arrivai a Puerto Matta assieme all'inverno. Non appena scesi dall'aereo sentii il gelido saluto del Pacifico. La temperatura era di pochi miserabili gradi sopra lo zero e la brezza pungeva il volto. Con il corpo che minacciava di trasformarsi in gelatina, vinsi la tentazione di avvicinarmi a qualcuno per chiedere di salita. E salii su un taxi, una Land Rover che mi portò a San Rafael. Nella caletta erano ancorate una dozzina di lance, per cui non dovetti cercare troppo per trovare il pájaro loco. Un uomo fumava in coperta. Appena mi vide saltò a terra e capii immediatamente che era Jorge Nielsen. Una lunga chioma canuta impediva di calcolare la sua età e lo vidi percorrere i pochi metri che ci separavano con quell'andatura da pellicano tipica dei marinai con molte miglia alle spalle. Naviganti che è ancora possibile vedere in qualche porto europeo a bordo di imbarcazioni che battono bandiera povera, come Panama o Liberia. Non scendono spesso a terra e sembrano portare in corpo il rollio delle barche. Restano pochi esemplari di questa marineria romanesca. Gli equipaggi attuali sono composti da ufficiali esperti in informatica e da marinai giovani che vedono nel mare solo una situazione transitoria. La paga non è delle migliori e la modernizzazione dei porti ha messo fine alle speranze di vedere un po' di mondo. Gli uomini hanno voltato le spalle alla malia degli oceani. Quando fummo faccia a faccia, si fermò a gambe larghe e mi tese la mano. «Capitano Jorge Nielsen, com'è andato il viaggio?» «Di questo possiamo parlare anche dopo. Che sa di Sarita?» Mentre ti fuggiva per i fiumi, a precipizio, la fanciulla non vide davanti ai suoi piedi nell'erba alta un immane serpente che presidiava le rive e fu condannata a morire. Lui,
consolando sulla cetra l'amore ferito, te soltanto, dolce sposa, cantava solo in riva al mare, te al venire, te al tramonto del giorno. Entrò nelle gole tenare, le alte porte vidite, nel bosco oscurato da nero terrore. Andò dagli dei inferi, dal re tremendo, cuori incapaci di piegarsi alle preghiere degli uomini. Commosse dal canto, venivano dalle sedi profonde dell'erbo le ombre lievi, immagini prive di luce, quante migliaia d'uccelli si nascondono tra le foglie, quando la sera o la pioggia invernale li caccia dai monti, donne e uomini, corpi di magnanimi eroi al termine della vita, ragazzi e ragazze vergini, giovani messi sul luogo davanti agli occhi dei genitori, che tutti intorno incatena il fango nero e l'orrendo canneto del fiume Cocito, l'odiosa palude con le sue acque pigre, e rinchiude lo Stige che scorre per 9 giri. Stupirono le case stesse dei morti e il profondo Tartaro e l'Erinnico, le chiome intrecciate di serpi turchine. Cerbero tenne aperte le sue 3 bocche e si fermò nel vento la ruota di Sione. E già ritornando era sfuggito a tutte le insidie ed Euridice, restituitagli, saliva al cielo aperto seguendolo. Questa legge aveva imposto Proserpina, quando un'improvvisa follia prese l'amante incauto, perdonabile, se potessero perdonare, chiede di sotterra. Sulla soglia ormai della luce immemore, vinto nell'animo, si fermò e si volse a guardare la sua Euridice e perdette tutte le sue fatiche e fu rotto il patto del crudele tiranno e 3 volte si udì un fragore per gli stagni d'Averno. Quale enorme follia ha distrutto me infelice e te, Orfeo! Di nuovo mi chiamano indietro i fati crudeli e il sonno spegne i miei occhi offuscati. Addio, mi circonda e mi inghiotte una notte infinita, mentre non più tua, a te tendo invano le mani. Così disse, e sparve alla vista come il fumo disperso nell'aria tenue. Fuggì altrove e non vide più lui che inutilmente abbracciava le ombre e ancora voleva parlare, ma il guardiano degli inferi non gli permise di passare un'altra volta la palude. Che fare? Dove andare dopo aver perso 2 volte la sposa? Con quale pianto commuovere gli inferi? Con quale voce gli dèi? Lei, già fredda, passava lo Stige sulla barca. Dicono che la pianse per 7 mesi sotto un'alta rupe, presso la riva deserta degli Ostrimone, e sotto le fredde stelle narrava questa sua storia addolcendo le tigri e portando con sé le querce. Grazie al suo canto, come all'ombra del pioppo lusignolo gemente, piange i figli perduti che l'aspro coltivatore spiando ha strappato ancora in plumi dal nido. Piange la notte e sedendo sul ramo ripete il canto pietoso e riempie vasti spazi dei suoi lamenti. Nessun amore o matrimonio piegò il suo animo. Ma le donne di Tracia, respinte per il culto di lei durante l'orgia notturna di Bacco, fecero a pezzi il giovane e lo sparsero per i campi. Anche allora il capo, staccato dal candido collo e trascinato dall'Ebro nel mezzo della corrente, invocava Euridice con la lingua ormai fredda. Povera Euridice, chiamava col respiro fuggente. Euridice, ripetevano per tutto il corso del fiume le rive. Mi pareva di avere all'angolo della bocca, per quanto mi era ancora possibile avvertire un moto alle labbra, un impercettibile risolino quando una signora mi scriveva. Sono rimasta molto stupita di non aver ricevuto risposta alla mia lettera. Non di meno ciò mi ricordava la lettera e le rispondevo. Tentavo, per non apparire ingrato, di mettere la mia cortesia attuale alla pari di quella che altri avevano avuta con me. Ed ero esausto per la fatica di imporre alla mia esistenza agonizzante le fatiche sovrumane della vita. La perdita della memoria mi aiutava un po', operando dei tagli nei miei obblighi. La mia opera ne prendeva il posto. Il pensiero della morte si insediò definitivamente in me, a guisa di un amore. Non che amassi la morte, la detestavo, ma senza dubbio, dopo avervi pensato di quando in quando, come una donna che non si ama ancora, adesso il pensiero di lei aderiva così strettamente al più profondo strato del mio cervello che non potevo occuparmi di una cosa qualsiasi senza che questa cosa attraversasse anzitutto il pensiero della morte.
E anche se non mi occupavo di nulla ed ero in pieno riposo, tale pensiero mi teneva compagnia con la stessa assiduità del pensiero del mio proprio io. Non credo che il giorno in cui ero diventato un uomo mezzo morto fossero state le circostanze accidentali che avevano caratterizzato questo fatto, cioè l'incapacità di scendere le scale, di ricordare un nome, di alzarmi, a generare attraverso una riflessione, sia pure inconscia, il pensiero della morte, il pensiero che ero già quasi un morto. Credo piuttosto che sia stato un processo simultaneo, che inevitabilmente il grande specchio dello spirito abbia riflettuto una realtà nuova. Tuttavia, non vedevo come dai mali di cui soffrivo potessi passare senza avvedermene alla morte assoluta. Ma allora pensai agli altri, a tutti coloro che ogni giorno muoiono senza che il liato tra la loro malattia e la loro morte ci appaia un fatto straordinario. Pensai anche che forse soltanto perché li vedevo dal di dentro, più ancora che attraverso gli inganni della speranza, certi malesseri non mi sembravano mortali presi uno per uno, benché credessi alla mia morte, come chi, pur convinto di essere in fin di vita, si persuade tuttavia facilmente che se non riesce a pronunciare certe parole, questo fatto non ha nulla a che fare con un principio di paralisi, con un accesso di afasia, ma deriva da una stanchezza della lingua, da uno stato nervoso analogo alla balbuzie, dallo spossamento che tien dietro a un'indigestione. Frankenstein, capitolo 5. Fu una lugubre notte di novembre che vidi la realizzazione delle mie fatiche. Con un'ansietà che rasentava quasi l'angoscia, raccolsi strumenti della vita attorno a me, così da poter infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già luna di notte, la pioggia picchettava lucubre contro i vetri e la mia candela era quasi consumata. Quanto alla debole luce semestinta, vidi l'occhio giallo fermo della creatura aprirsi. Respirava a fatica e un moto convulso agitava le sue membra. Come posso descrivere le mie emozioni di fronte a questa catastrofe? Come descrivere lo sventurato che con infinite sofferenze e attenzione è riuscito a creare? Le sue membra erano proporzionate, io avevo selezionato i suoi bellissimi diramenti, bellissimi. Buon Dio, la sua pelle gialla copriva a malapena i lavori dei muscoli e delle arterie sottostanti i suoi capelli erano fluenti, neri, lucenti, i denti erano bianchi come perle, ma questa rigogliosità formava solo un contrasto ancora più terribile, con i suoi occhi timidi che sembravano quasi dello stesso colore smorto delle orbite bianche in cui erano inseriti. La sua pelle era ragguinzita, le labbra erano nere e dritte. I vari incidenti della vita non sono così mutevoli quanto i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duro per circa 2 anni, con il suo scopo di infondere vita in un corpo inanimato. Per questo avevo sacrificato riposo e salute, lo avevo desiderato con un ardore che superava di molto la moderazione, ma terminata l'opera, la bellezza del sogno svanì, e l'orrore era un discorso tale da togliere il fiato e riempire il mio cuore. Incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori dalla stanza e per un bel po' continuai a camminare avanti e indietro nella mia camera, incapace di convincere la mia mente a dormire. Alla fine la stanchezza ebbe la meglio sul tumulto che avevo provato prima e mi gettai sul letto vestito cercando di trovare qualche momento di oblio, ma fu inutile. Dormì è vero, ma fui turbato dai sogni più paurosi. Mi sembrava di vedere Elisabeth nel fiore della salute camminare per le strade di Ingolstadt. Felice e sorpreso l'abbracciai, non appena le diedi un bacio sulle labbra, queste divennero livide come il colore della morte. I suoi elementi sembravano cambiare e mi sembrò di tenere tra le braccia il corpo di mia madre morta. Un sudore avvolgeva la sua forma e vidi vermi brulicare tra le piaghe della flanella. Mi svegliai con orrore, un sudore freddo mi copriva la fronte, i miei denti battevano, le mie membra erano in preda a una convulsione. Allora, la luce pallida e gialla della luna che penetrava attraverso l'imposta finestra, vidi lo sventurato, il misurabile mosso che avevo creato. Alzò la cortina del letto, i suoi occhi, se così occhi possono essere chiamati, erano fissi su di me. Aprì le mascelle ed emise alcuni suoni disarticolati, mentre la smorfia mi increspò il guancio. Poteva aver parlato, ma io non udii. Una mano era tesa, come se volesse trattenermi, ma io scappai, mi precipitai giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile che faceva parte della casa in cui abitavo.
Vi rimasi per il resto della notte, camminando su e giù nella più grande agitazione, ascoltando attentamente, cogliendo e temendo ogni suono, come se annunciasse l'avvicinarsi del demonico cadavere al quale io avevo così miseramente dato vita. Tempo fa ho letto su un giornale che, secondo le ultime teorie, l'amore non nasce dal cuore, ma dal naso. Quando due persone si incontrano e si piacciono, cominciano a inviarsi dei piccoli ormoni di cui non ricordo il nome. Questi ormoni entrano dal naso e salgono fino al cervello e lì, in qualche meandro segreto, scatenano la tempesta dell'amore. I sentimenti, insomma, concludeva l'articolo, non sono nient'altro che delle invisibili puzze. Che assurda sciocchezza! Chi nella vita ha provato l'amore vero, quello grande e senza parole, sa che queste affermazioni non sono nient'altro che l'ennesimo tiro mancino per cacciare il cuore in esilio. Certo, l'odore della persona amata provoca grandi turbamenti, ma per provocarli prima ci deve essere stato qualcos'altro, qualcosa che, sono sicura, è molto diverso da una semplice puzza. Stando vicino a Ernesto, in questi giorni, per la prima volta nella mia vita ho avuto la sensazione che il mio corpo non avesse confini. Intorno sentivo una sorta di alone impalpabile, era come se i miei contorni fossero più ampi e questa ampiezza vibrasse nell'aria a ogni movimento. Sai come si comportano le piante quando non le innaffi per qualche giorno? Le foglie diventano molli, invece di levarsi verso la luce, cascano in basso come le orecchie di un coniglio depresso. Ecco, la mia vita negli anni precedenti era stata proprio simile a quella di una pianta senza acqua. La rugiada della notte mi aveva dato il nutrimento minimo per sopravvivere, ma a parte quello non ricevevo altro. Avevo la forza per stare in piedi e basta. È insufficiente bagnare la pianta una sola volta perché questa si riprenda, perché tiri su le foglie. Così era successo a me la prima settimana. 6 giorni dopo il mio arrivo, guardandomi la mattina allo specchio, mi ero accorta di essere un'altra. La pelle era più liscia, gli occhi più luminosi, mentre il mio vestivo ho cominciato a cantare. Non l'avevo più fatto da quando ero bambina. Sentendo la storia dall'esterno, forse ti verrà naturale pensare che sotto quell'euforia ci fossero delle domande, un'inquietudine, un turbamento. In fondo ero una donna sposata. Come potevo accettare a cuor leggero la compagnia di un altro uomo? Invece non c'era nessuna domanda, nessun sospetto, e non perché fossi particolarmente spregiudicata, piuttosto perché quello che sentivo riguardava il corpo, soltanto il corpo. Ero come un cucciolo che dopo aver vagato a lungo per le strade d'inverno trova una tana calda, non si domanda niente, sta lì e gode del tepore. Inoltre la stima che avevo del mio fascino femminile era molto bassa, di conseguenza non mi sfiorava neanche l'idea che un uomo potesse provare per me quel tipo di interesse. Sabato 7 novembre 1942. Cara Kitty, mamma è terribilmente nervosa e ciò è sempre molto pericoloso per me. È un caso se il babbo e la mamma non strapazzino mai Marco e tutto ricade su di me? Per esempio, ieri sera Margot leggeva un libro con delle splendide illustrazioni. Si alzò, andò di sopra e mise da parte il libro per riprenderlo a leggerlo più tardi. Io non avevo nulla da fare. Presi il libro e guardai le figure. Margot tornò indietro, vide il suo libro in mano mia, aggrottò la fronte e mi chiese il libro indietro. Io volevo guardarlo ancora un pochino. Margot si indispettì ancora di più. La mamma si intromise dicendo: «Il libro lo sta leggendo Margot. Daglielo dunque!» Papà entrò in camera. Non sapeva nemmeno di cosa si trattava. Vide che si faceva un torto a Margot ed esclamò rivolto a me: «Vorrei vedere te se Margot sfogliasse un tuo libro!» Io cedetti subito, deposi il libro e uscì dalla camera, offesa, secondo lui. Non ero né offesa né stizzita, ma semplicemente rattristata. Papà ha fatto male a giudicare senza sapere com'era la questione. Io stessa avrei dato il libro a Margot e glielo avrei dato anche prima, se papà e mamma non se ne fossero immischiati prendendo le difese di Margot come se avesse subito chissà che torto.
Mamma protegge Margot, è evidente. Lei e Margot si appoggiano sempre. Ci ho fatto l'abitudine che sono diventata del tutto indifferente ai rimbrotti di mamma e ai malumori di Margot. Voglio loro bene soltanto perché, dopo tutto, sono mamma e Margot. Con papà è un'altra cosa. Se egli preferisce Margot, approva ciò che fa Margot, loda Margot e accarezza Margot. Io mi rodo perché vado pazza per papà. È il mio grande modello. A nessuno al mondo voglio bene quanto a papà. Egli non si rende conto che tratta Margot differentemente da me. Margot è la più brava, la più cara, la più bella, la più buona. Ma anch'io ho qualche diritto a essere presa sul serio. Sono sempre stata il pagliaccio e la briccona della famiglia. Ho sempre dovuto espiare doppiamente i miei disfatti, subendomi rimproveri e soffrendo la mia disperazione interiore. Ora, queste carezze superficiali non mi soddisfano più, e tantomeno i cosiddetti discorsi seri. Dal babbo vorrei qualcosa che egli non è capace di darmi. Non sono gelosa di Margot, non lo sono mai stata, non invidio la sua bravura e la sua bellezza, ma volle che papà mi amasse veramente, non soltanto perché sono la sua bambina, ma perché sono io, Anna. Tutto vero, disse Criseb serissimo. Ho provato ad andar via e ho perso la gamba. Quella vera, intendo. Volete sapere il perché? I tre ragazzini si protesero in avanti. A Dinderville nessuno può sognare, iniziò Criseb. Si chiudono gli occhi e si riaprono il giorno dopo. Che significa quello che hai detto? Lo interrompe Wimpild. Cosa? Sognare. Criseb ci pensò un momento. Vediamo, sognare è come vivere due volte, una vita per quando sei sveglio e una per quando dormi. Di notte, quando ti addormenti, è come se iniziasse una nuova vita, però molto diversa. Perché? Perché può succedere qualunque cosa. Davvero? Sì, si possono avverare i tuoi desideri, ad esempio. Quindi io potrei sognare di trovare la mia nuvola, esclamò Dohan entusiasta, e io di raggiungere l'altrove, gli parlò sopra Wimpil. Sì, potreste, rispose Grise. Però potete sognare anche le cose brutte, gli interrompe Moon. Wimpil e Dohan si voltarono verso di lei perdendo un po' di entusiasmo. Cioè, fece Dohan. Le cose di cui avete paura, spiegò Moon. Sì, ha ragione, continuò Grise. E comunque il vostro risveglio non cambierebbe nulla. Non avrete trovato la vostra nuvola, né raggiunto l'altrove. A Wimpil e Dohan l'entusiasmo si spense del tutto. E allora cosa serve sognare? Fece Dohan. Già, gli fece eco Wimpil. È per questo che a Dinderville non sogna nessuno. Quando sogni, ai sogni si impastano i desideri, le paure e soprattutto i ricordi, rispose Grisel. E a Dinderville nessuno vuole ricordare. E tu allora perché ti sei messo a sognare? Criseb sorrise, una punta di amarezza gli affiorò tra le labbra. Non l'ho deciso. Mi è capitato. All'inizio era qualcosa di confuso, ma ogni notte si aggiungeva un tassello. Così iniziai a ricordare il perché ero scivolato qui, l'occasione che avevo perso per essere felice. Era come se una piccola parte di me si fosse rifiutata di cancellare quel ricordo e lo volesse ancora con sé. E così decisi di ingegnarmi per andar via da Dinderville. Non volevo arrendermi, volevo tornare indietro, volevo provare ancora ad essere felice. I tre ragazzini ascoltarono quelle parole in silenzio. Vedevano che Criseb soffriva nel pronunciarle e non sapevano cosa dire. Poi Dohan si schiarì la voce. E perché saresti matto? Ancora una volta Wimpil gli fece cenno di stare zitto. Perché per gli abitanti di Dinderville è inconcepibile andare via. È una cosa che non riescono a pensare. Fuori da Dinderville non c'è nulla. Ed è così, chiese Wimpil. Criseb si alzò e tenendo le mani dietro la schiena si avviò verso il finestrone di vetro. Credo di no. Credo che lì fuori ci sia ancora tutto. Ma non so se sia davvero possibile tornare indietro. Rientrando in casa, vi trovai qua intorso in seria confabulazione con mia moglie Dita. Come erano a posto, sicuri, seduti tutti e due nel salottino chiaro in penombra. L'uno, grasso e nero, affondato nel divano verde.
l'altra, esile e bianca, nella sua veste tutta falbalà, in punta in punta e di tre quarti sulla poltrona accanto, con una freccia di sole sulla nuca. Parlavano certo di me, perché come mi videro entrare, esclamarono a un tempo: «Oh, eccolo qua!» E poiché erano due a vederli entrare, mi venne la tentazione di voltarmi a cercare l'altro che entrava con me, pur sapendo bene che il caro vitangelo del mio paterno Quant'Orso non solo era anch'esso in me come il genere di mia moglie Dida, ma che io tutto quanto, per Quant'Orso, altri non ero che il suo caro vitangelo, proprio come, per Dida, altri che il suo Gengè. Due, dunque, non agli occhi loro, ma soltanto per me, che mi sapevo per quei due, uno ed uno. Il che per me non faceva un più, ma un meno, in quanto voleva dire che ai loro occhi, io come io, non ero nessuno. Ai loro occhi soltanto, anche per me, anche per la solitudine del mio spirito, che in quel momento, fuori da ogni consistenza apparente, concepiva l'orrore di vedere il proprio corpo per sé, come quello di nessuno, nella diversa e incoercibile realtà che intanto gli davano quei due. Mia moglie, nel vedermi voltare, domandò: «Chi cerchi?» Mi affrettai a risponderle sorridendo: «Ah, nessuno, cara, nessuno, eccoci qua!» Non compresero naturalmente che cosa intendessi dire con quel nessuno cercato accanto a me, e credettero che con quell'eccoci mi riferissi anche a loro due, sicurissime che lì dentro quel salotto fossimo ora in tre e non in nove, o piuttosto in otto, visto che io per me stesso ormai non contavo più. Voglio dire: uno, Dida com'era per sé; due, Dida com'era per me; tre, Dida com'era per Quant'Orso; quattro, Quant'Orso com'era per sé; cinque, Quant'Orso com'era per Dida; sei, Quant'Orso com'era per me; sette, il caro Gengè di Dida; otto, il caro vitangelo di Quant'Orso. S'apparecchiava in quel salotto, fra quegli otto che si credevano tre, una bella conversazione. Oh Dio mio! E non sentiranno ora venir meno un tratto la loro bella sicurezza, vedendosi guardati da questi miei occhi, che non sanno quello che vedono? Fermassi per un poco a guardare uno che stia facendo anche la cosa più ovvia e consueta della vita, guardarlo in modo da fargli scorgere il dubbio che a noi non sia chiaro ciò che egli stia facendo, e che possa anche non essere chiaro a lui stesso. Basta questo, perché quella sicurezza sa ombre e bacilli. Nulla turba e sconcentra più di due occhi vani che dimostrano di non vederci o di non vedere ciò che noi vediamo. Perché guardi così? E nessuno pensa che tutti dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli occhi pieni dell'orrore della propria solitudine senza scampo. «Va dove ti porta il cuore», di Susanna Tamaro. «Il regno di Dio sta dentro di voi», mi ripetevo camminando per la casa vuota. Lo ripetevo e cercavo di immaginarmi dove fosse. Vedevo il mio occhio come un periscopio scendere all'interno di me, scrutare le ansie del corpo, le pieghe ben più misteriose della mente. Dove stava il regno di Dio? Non riuscivo a vederlo. C'era nebbia intorno al mio cuore, una nebbia pesante, non le colline verdeggianti e luminose che immaginavo essere il paradiso. Nei momenti di lucidità mi dicevo: «Sto impazzendo. Come tutte le zitelle e le vedove, lentamente, impercettibilmente, sono caduta nel delirio mistico. Dopo 4 anni di quella vita, distinguevo sempre più a fatica le cose false da quelle vere. Le campane del Duomo vicino battevano il tempo ogni quarto d'ora. Per non sentirle o sentirle meno, mi infilavo del cotone nelle orecchie. Mi era presa l'ossessione che gli insetti di Augusto non fossero affatto morti. Di notte sentivo il crepitio delle loro zampe in giro per la casa. Camminavano dappertutto, si arrampicavano sulla carta da parati, stridevano sulle piastrelle della casa, strusciavano sui tappeti del salotto. Stavo lì a letto e trattenevo il fiato, aspettando che da sotto lo spiraglio della porta entrassero nella mia stanza. Ad Augusto cercavo di nascondere questo mio stato. La mattina, con il sorriso sulle labbra, gli annunciavo ciò che avrei fatto per pranzo. Continuavo a sorridere finché non era uscito dalla porta. Con lo stesso sorriso stereotipato lo accoglievo al ritorno. Come il mio matrimonio, anche la guerra era al suo quinto anno.
Nel mese di febbraio le bombe erano cadute anche su Trieste. Durante l'ultimo attacco, la casa della mia infanzia era stata completamente distrutta. L'unica vittima era stato il cavallo da calesse di mio padre. L'avevano trovato in mezzo al giardino, privo di due zampe. A quei tempi non c'era la televisione. Le notizie viaggiavano in modo più lento. Che avevamo perso la casa, l'ho saputo il giorno dopo. Mi aveva telefonato mio padre. Giada, come aveva detto, pronto? Avevo capito che era accaduto qualcosa di grave. Aveva la voce di una persona che da tempo ha smesso di vivere. Senza più luogo mio dove tornare, mi sentii davvero persa. Per 2 o 3 giorni vagai per casa come in trance. Non c'era niente che riuscisse a scuotermi dal torpore. In un'unica sequenza, monotona e monocroma, vedevo svolgersi i miei anni uno dopo l'altro fino alla morte. Sai qual è un errore che si fa sempre? Quello di credere che la vita sia immutabile, che una volta preso un binario lo si debba percorrere fino in fondo. Il destino, invece, ha molta più fantasia di noi. Proprio quando credi di trovarti in una situazione senza via di scampo, quando raggiungi il picco di disperazione massima, con la velocità di una raffica di vento, tutto cambia, si stravolge, e da un momento all'altro ti trovi a vivere una nuova vita. Il gatto nero, grande e grosso, prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì, a pancia all'aria, sotto quei raggi tiepidi, con tutte e 4 le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone. Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali. «Non è stato un atterraggio molto elegante», miagolò. «Mi dispiace, non ho potuto evitarlo», ammise la gabbiana. «Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come puzzi?» miagolò Zorba. «Sono stata raggiunta da un'onda nera, dalla peste nera, la maledizione dei mali. Morirò», stridette accorata la gabbiana. «Morire? Non dire così, sei solo stanca e sporca, tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano, e là hanno veterinari che potranno aiutarti», miagolò Zorba. «Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo», stridette la gabbiana con voce quasi impercettibile, e chiuse gli occhi. «Non morire, riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un po' del mio cibo, ma non morire», pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva anche un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando in direzione dell'ippocastano quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo?» suggerì, leggermente sollevato. «Voglio deporre un uovo. Con le ultime forze che mi restano, voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi 3 promesse. Mi accontenterai?» stridette agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che, con un uccello in uno stato così pietoso, si poteva solo essere generosi. «Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa», miagolò impietosito. «Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l'uovo», stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mi mangerò l'uovo», ripeté Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo», stridette sollevando il capo. «Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo». «E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. «Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa. Io vado in cerca di aiuto», miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto. Kenga guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata
e proprio mentre salava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio. Anna, al pensiero di compiere 13 anni, si è svegliata stamattina alle 6. Non appena spalancato gli occhi, continuare a dormire le è parso impossibile. Morty era l'unica già in piedi, ma ad Anna non bastavano i miagoli affettuosi della gattina. Così si è fiondata nel letto dei suoi genitori e, a furia di chiedere se fosse ora di scartare i regali, li ha costretti ad alzarsi. Il diario era in cima a una montagna di pacchetti e spiccava come una ciliegina sulla torta per via dell'allegra copertina scozzese a scacchi rossi e bianchi. Lo aveva già visto nella vetrina del cartolaio insieme a Pim e lui aveva capito subito che lo desiderava con tutta se stessa. Finalmente sei mio, gli ha detto senza degnare di uno sguardo i fiori e gli altri pacchetti. L'ho preso in mano e ha sollevato la linguetta che lo chiude davanti. Ha sfogliato le pagine bianche e si è immaginata la sua vita scritta lì sopra, ancora tutta misteriosa e da scoprire. Ma adesso cos'altro posso scrivere? Chiede al diario. Non è ancora successo niente di memorabile, perché la festa sarà domenica. Chi inviterò? Solo bambini ebrei, ovviamente, altrimenti i signori occupati potrebbero protestare. Ma una cosa è sicura, verranno tutti perché il papà ha promesso Rin Tin Tin. Da quando non possono più andare al cinema, Pim ha trovato la soluzione perfetta. Fanno il cinema in casa con il proiettore. C'è un elenco infinito di posti dove Anna e i suoi amici non possono più andare. A teatro, in biblioteca, nei musei, nei ristoranti, neppure allo zoo. La cosa più strana è stata scoprire che non hanno il permesso di frequentare il parco. Il papà non gliel'aveva detto. Lo ha saputo da Isley Wagner. Non riusciva a crederci, così è andato a controllare. Su una panchina c'era un cartello che diceva «Vietato agli ebrei». Al papà non ha confessato che lo sa, lui cerca di evitare di dire le cose brutte ad Anna e Margot, anche se loro se ne accorgono lo stesso. Non gli ha confessato neppure di essersi seduta per mezzo secondo su quella panchina e di essersi alzata di scatto come una molla appena visto arrivare qualcuno. Non vuole assolutamente che Pim sappia che lei ha paura. Anna rivolge l'attenzione al diario. Potrebbe raccontare di stamattina, quando Anneli, che frequenta il liceo ebraico, insieme a lei, è venuta a prenderla. PS, caro diario, anche le scuole sono proibite adesso. Alla fine dell'anno la direttrice della sua vecchia scuola ha riunito gli allievi ebrei e ha detto loro che da settembre non saranno più potuti tornare. Ma questa è una cosa che brucia troppo. Meglio scrivere di stamattina, quando ha sentito il fischio di Anneli. La sua amica indossava un abito nuovo davvero carino. Peccato per l'orribile stella giallo arrabbiatura, cucita sopra il cuore. È l'ultima trovata dei signori occupati. Hanno portato al consiglio ebraico una montagna di ritagli di tessuto e 6 punte e hanno detto tutti gli ebrei di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la stella e che sia ben visibile. Anna ha abbassato gli occhi sulla sua stella, perfettamente visibile sul davanti del vestito. Potevano almeno scegliere un bel giallo oro, signori occupati, sospirato, come quello delle medaglie, per esempio. Anneli l'ha presa gentilmente sotto braccio e si sono diretta a scuola. Inviterai a Hello alla festa? Le ha chiesto. Anna si è illuminata. Ovvio, che domande. Hello Silberg, il suo cavalier servente. Una mattina le ha chiesto se potevano fare la strada insieme e si deve essere preso una bella cotta per lei, perché l'altro giorno le ha detto «Con la mia ragazza di prima mi addormentavo dalla noia, invece con te non succede mai». «Oh, bella», ha replicato, «allora sono una sostanza svegliante». Questo vuole proprio scriverlo sul diario. «Fi! Anna depone la stilografia. «E già chi?» Chissà se le ha portato delle nuove foto di attori del cinema da incollare sull'album, o un nuovo libro di Cissi van Merksel, da leggere insieme a voce alta, o forse vuole solo andare a prendere un gelato da Woz, dove ancora servono i clienti ebrei. Arrivo, darling, grida con una delle divine attrici che ammira tanto. La vita è bella da vivere, oltre che da scrivere. Il gatto nero, grande e grosso, prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì, a pancia all'aria, sotto quei raggi tiepidi, con tutte e 4 le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone. Era un uccello molto sporco, aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali.
Non è stato un atterraggio molto elegante, miagolò. Mi dispiace, non ho potuto evitarlo, ammise la gabbiana. Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come puzzi, miagolò Zorba. Sono stata raggiunta da un'onda nera, dalla peste nera, la maledizione dei mari. Morirò, stridette ancora la gabbiana. Morire? Non dire così. Sei solo stanca e sporca, tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano. E là hanno veterinari che potranno aiutarti, miagolò Zorba. Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo, stridette la gabbiana con voce quasi impercettibile e chiuse gli occhi. Non morire. Riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un po' del mio cibo. Ma non morire, pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare, mentre vado a chiedere come si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba, prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando in direzione dell'ippocastano, quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo?» suggerì leggermente sollevato. «Voglio deporre un uovo, con le mie ultime forze, con quelle che mi restano voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi 3 promesse. Mi accontenterai?» stridette agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. «Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa», miagolò impietosito. «Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l'uovo», stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mi mangerò l'uovo», ripeté Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo», stridette sollevando il capo. «Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo». «E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. «Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca di aiuto», miagolò Zorba, balzando direttamente sul tetto. Kenga guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata e proprio mentre salava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio. Aureliano Buendía e Remedios Moscote si sposarono una domenica di marzo davanti all'altare che padre Nicanor Reina fece costruire nel salotto. Fu la culminazione di 4 settimane di soprassalti in casa dei Moscote, perché la piccola Remedios arrivò alla pubertà prima ancora di superare i vizi dell'infanzia. Malgrado la madre l'avesse istruita sui cambiamenti dell'adolescenza, un pomeriggio di febbraio irruppe con urli di spavento nel salotto dove le sue sorelle stavano chiacchierando con Aureliano e mostrò loro le mutandine imbrattate di una pasta simile a cioccolata. Si fissarono le nozze entro un mese. Ci fu appena il tempo di insegnarle a lavarsi, a vestirsi da sola, a capire le faccende fondamentali di una casa. La misero a urinare su mattoni caldi, per farle passare il vizio di bagnare il letto. Costò fatica a convincerla della inviolabilità del segreto coniugale, perché Remedios era così sgomenta e nello stesso tempo così meravigliata per la rivelazione che voleva raccontare a tutti i particolari della notte di nozze. Fu uno sforzo estenuante, ma alla data prevista per la cerimonia la bambina era esperta nelle cose del mondo quanto ognuna delle sue sorelle. Donna Apolinar Moscote le diede il braccio lungo la strada adornata di fiori e ghirlande, tra lo scoppio dei petardi e la musica di diverse bande, e lei salutava con la mano e ringraziava con un sorriso chi le augurava buona fortuna dalle finestre.
Aureliano, vestito di panno nero con gli stessi stivaletti di vernice che avrebbe portato pochi anni dopo davanti al plotone di esecuzione, aveva un pallore intenso e un groppo duro in gola quando ricevette la sua fidanzata sulla porta di casa e la portò all'altare. Remedios si comportò con tanta naturalezza, con tanto giudizio che non perse le staffe nemmeno quando Aureliano lasciò cadere l'anello che cercava di infilarle. In mezzo al mormorio e al principio di confusione degli invitati, lei continuò a tenere in alto il braccio col mezzo guanto di pizzo e rimase con l'anulare pronto finché il suo fidanzato riuscì a fermare l'anello con lo stivaletto perché non continuasse a rotolare fino alla porta e tornò tutto rosso all'altare. Sua madre e le sue sorelle patirono tanto per il timore che la bambina commettesse una scorrettezza durante la cerimonia, che alla fine furono loro a commettere la sconvenienza di prenderla in braccio per darle un bacio. Da quel giorno si rivelò il senso della sua responsabilità, la grazia naturale, il tranquillo dominio che Remedios avrebbe sempre avuto di fronte alle circostanze avverse. Fu lei che di sua iniziativa mise da parte la migliore fetta che tagliò dalla torta di nozze per portarla in un piatto con una forchetta a José Arcadio Buendía. Legato al tronco del castagno, rannicchiato su un panchettino di legno sotto la tettoia di palme, l'enorme vecchio scolorito dal sole e dalla pioggia fece un vago sorriso di gratitudine e si mangiò il dolce con le dita, masticando un salmo inintellegibile.